E arriva quel momento in cui, no? Arriva il momento di provarla. Arriva il momento di provarla. Lo senti il casino? Cioè, la piccolina sta a far casino. Arriva il momento di provarla. Eh sì, effettivamente arriva sto momento di provarla. Oggi stiamo al 20. Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto oggi, che è giovedì, che mi avete riservato in questi giorni di mia un po' assenza. Grazie mille a tutti, io spero di vedervi però, spero di vedervi poi a settembre per l'inaugurazione del nuovo The Vintage Club. Molti ancora mi chiedono, sicuramente chi si sta avvicinando adesso a me, ma dove posso trovare questo, dove non posso trovare? Allora, io un piccolo consiglio te lo posso dare, ma te lo dico perché comunque è normale, automarchettandomi. Se vai su thevintageclub.it trovi un bel po' di cosette, poi logicamente devi pensare che è periodo estivo, quindi quello non si trova, quell'altro non si trova, perché così la gente comincia a andare in ferie e se ne riparla poi a settembre. Quindi sicuramente seconda metà di settembre faccio l'inaugurazione, mi farebbe piacere per chi può che partecipi in qualche maniera. Vabbè, dai amico mio, caldo, vacanze, ultimi giorni di lavoro, stress, traffico, giri all'infinito. Io nel caso mio adesso sto allestendo tutto quanto, quindi immagina un po' che roba, faccio la spola da qua a lì, da qui a lì, da qui a lì. Poi è bello perché questi giorni già qualche amico mi è venuto a trovare, quindi questa è una cosa molto 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 positiva. Fate il tubetto, un altro tubetto. Allora, io ringrazio l'amico Maurizio che me l'ha portata finalmente. Senti che accendo, perché adesso vedrai il classico pezzettino qui con lo specchiettino dove vedi effettivamente come faccio le cose, senza nascondere niente. Allora, Noxema, eccola qua, come vedi, bella la confezione, pure accattivante. Però dico una cosa, è bello pure parlare di queste cose, però io dico a chi inizia, soprattutto a chi inizia, non incentratevi soltanto sul discorso del supermercato, guardate oltre, perché oltre ci stanno le cose belle. Queste sì, sono Noxema, questa è una novità, però guardate sempre al di fuori della barricata, perché ripeto, ci stanno tante cose belle e cose anche interessanti. Allora, eccola qua, confezione 150 ml cocoa butter, eccola qui, finalmente. Sembra una maionese, come si presenta, però è accattivante, sto giallo è accattivante. Mo vediamo un attimo di che cosa sa. Logicamente mi è stata donata e non l'ho neanche aperta, ho aspettato questo momento per far video e quindi utilizzarla. Andiamo a perforare il sigillo di garanzia, sempre più maionese. No, profumazione non male. Devo sentire nel montaggio. Allora, vado a prendere un altro consiglio di un altro amico che mi ha detto, lo sai che ho provato a scoramellare le lamette? Una volta si faceva, c'erano le macchinette dell'Allegro dove tu inserivi la lametta su e giù, su e giù, su e giù, lato cuoio, e addirittura c'era un Allegro che c'aveva una pietrina. Solo che vabbè, adesso sono inutilizzabili, almeno quella che ho io, perché risale ai primi del Novecento. Le lamette erano diverse, erano un po' più corte, quindi di conseguenza erano a due fori, no a tre. Se ci metti quella moderna si flette e rompi tutto il meccanismo, non serve. Allora oggi vado a prendere in considerazione il consiglio che mi è stato dato. Utilizzo una torta Black Oak con la lametta che ci ho fatto sì e no tre barbe. Ho notato che la federa a tre barbe, guarda, le faccio vedere pure qua, strappa, non c'ha più un taglio confortevole, quindi che faccio? Lo smonto, ripeto, questo è un single age con lama professional, quindi molto più lunga rispetto a quella tradizionale classica. La potete trovare in questo tipo di astuccio, queste sono le Feder, ce ne sono anche altre marche. Bello il messaggino mentre registro, mi mancava, sai? State zitto, silenziato, basta, perché sennò poi, come puoi vedere, c'è della zozzeria. Io le lamette, purtroppo c'ho sto brutto vizio, le lascio nel rasoio, però fino adesso non ci ho avuto mai nessun problema, sono due anni, eh. Ok, allora che faccio? Faccio una cosa ancora ridicola, tra virgolette ridicola, perché guarda le dimensioni, che differenza. Allora, questa è una coramella che fa l'amico Simone, che saluto. Poi Simone,
passano a me perché la marchetta c'ha un certo valore, scherzo, eh? E provo a passarla un po' sulla coramella, anche se risulta un po' difficile, perché effettivamente, sai, lavorare su una superficie un po' più lunga come la soia a mano libera risulta molto più facile. La problematica che si può riscontrare in questo caso è di tagliare la pelle e quindi rovinarsi una coramella fatta a mano. Però per la scienza della rasatura addirittura farò questo. Allora, l'inclinazione, io sto dando una classica inclinazione da mano libera, perché mano libera quando lo metti in piano sulla pelle tende a fare il magari un 10 gradi, un 5 gradi, e invece la lametta è totalmente piatta, quindi mi risulta un po' difficile. Allora, io qualche scoramellatina gliel'ho data. Vediamo se sembra aver ripreso un pochetto, poco il filo. Mo vediamo. Lo so, hai visto poco perché si vede effettivamente poco, però te lo posso assicurare, raspava in una maniera assurda. Quindi andiamo a sottoporre la Noxema a un taglio che dovrebbe, mi auguro, essere confortevole con una lametta esausta, se può dire così, passano il termine. Pennello di oggi, bellissimo, super, magnifico, il migliore del mondo, come lui non c'è nessuno, sempre in modo scherzoso. Manchurian, allora, Manchurian, e oggi mi diverto semplicemente a bagnare il viso e non mettere nessun tipo di pre. Mi raccomando, se usate un panno caldo, minimo un minutino in viso lo dovete tenere, perché se lo tieni 20 secondi non c'ha, secondo mio modesto parere, nessun tipo di significato. Ah, eccoci qua. Ok, vediamo la ciotola esclusivamente Pantarei, ormai c'ho d'amore, è così. Per calibrare la quantità con il tubo, quindi con la crema, di solito io faccio questo gesto qua. Aspetta, ecco qua, questo è il quantitativo che andrò a utilizzare oggi. Mica male, vediamo un po'. No, non è male, perché comunque sì, a parte, vabbè, schiumosità buona, molto buona, molto buono, molto rapida. Io mi ci arrabbio ancora con le persone che in buona fede, io parlo sempre in buona fede, mi scrivono ancora che no, perché uso questo, no, perché vado di fretta, no, perché io da qua, no, io perché di là. Tu non devi fare riferimento a quello che faccio io, perché io quando faccio un video comunque sia tergiverso, parlo, chiacchiero, racconto un aneddoto che mi è capitato in giornata, quindi è normale che ci metto tanto a fare una barba. Ma se te la fai a casa e non c'è una telecamera, non devi registrare, non vuoi fare un video, ci metti la metà del tempo che ci metto io. Allora, schiumosità molto buona, molto rapida, questa Noxema c'ha un sentore di cannella, se non mi sbaglio, sento un odore di cannella, sicuramente mi sbaglio, però c'ha un, mi ricorda leggermente quell'odore che sprigionavano le Brooklyn alla cinnamon, quindi al cannello, però poi esce un'altra nota che non riesco ancora a identificare. Io non ho un naso da profumiere, quindi il naso importante ce l'ho, ma da profumiere no. Sembra quasi, sembra il pizzicare della cannella, però sotto è leggermente fresca, fresca però no, fresca come un mentolo. Aspetta, a parte che la devo idratare un altro po' perché mi risulta molto vaporosa. Ho letto di qua e di là che alcuni amici che ce l'hanno avuta l'hanno acquistata appena trovata sugli scaffali, non hanno avuto qualche problemino in montaggio. Io non, per il momento non riscontro nulla, mi sembra tutto regolare, anzi mi sembra abbastanza compattina, ripeto, molto vaporosa, però sento sto odore particolare, non so se è il sto cocoa butter. Però intanto me la spalmo in faccia, perché sennò sto 3 ore in quarto a sentire sto coso,
tanto dopo un po' le profumazioni otturano e attufano e saturano il naso, quindi più che tanto non capisci. Contento che Noxem abbia fatto questo ritorno alla confezione, al tubo, anche se poi, se ripeto, sono prodotti questi industriali, quindi vengono fatti a catena, logicamente sono studiati in un certo modo. Allora io cerco di insistere il più possibile nel creare uno spessore protettivo per il viso, visto e considerando che la usa sta la metà che è finita. Madonna, oh. Mica male, buona, buona, schiumosità c'è. Schiumosità c'è. Tiè. Certo, se me la devo paragonare con qualche cosa di più costoso, no. Non posso fare l'accostamento, perché logicamente parliamo sempre della stessa solfa. In qualsiasi campo c'è quella che costa di più, alcune sono giustificate, alcune proprio le dovrebbero vendere allo stesso prezzo con il quale le acquistano, però logicamente siamo fuori da queste dinamiche e sinceramente ci vorrei pure rimanere. Però comunque c'è, la schiumosità c'è, ripeto, abbastanza vaporosa, quello sì, molto vaporosa. La profumazione non riesco a identificarla bene 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 bene. Non la sento quasi più, te dico la verità, non c'ha sta fragranza spiccata, forte, invasiva, ma per quello che costa credo che vada provata. Sta tagliando, eh? Vedi? Allora, il concetto del mano libera è applicabile pure su le lamette, però premetto che comunque il taglio non risulta molto delicato, cioè proprio perché sta in estrema ratio e ce n'è bisogno, perché effettivamente quando è finita un po' fa niente. La stessa cosa del mano libera, il mano libera è finito, il filo non c'è più, cioè il pelo lo sento che viene tagliato, la scorrevolezza è abbastanza buona. Però se mi devo allargare come voto questa, perdonatemi, però come voto arriva su una sufficienza, proprio sufficienza presa così, eh. Io sai che non ho mai fatto queste cose, non ho mai dato voti, però devo dire che effettivamente tutta sta protezione non la sto sentendo. E poi ripeto, è venuta molto molto vaporosa, la scorrevolezza non è altissima, non è ai massimi livelli, poi questo è un test pesante, perché che cavolo, con una lametta che ha fatto ormai il suo onorato servizio, metterla in viso come se non ci fosse un domani, che ne passa, eh? Infatti vedi qua sotto lascia. Io a questo punto sai che faccio? La lametta la sostituisco, perché su questa non ho avuto quel grande effetto rinvigorente. Quindi la cestino tranquillamente, ha fatto il suo servizio in modo onorevole. Queste sono lamette che te consiglio subito di mettere via, di farle sparire il prima possibile. Scarrelliamo, ecco, e ne prendo un'altra e via. E mi diverto. Così vediamo se quello che ho detto poc'anzi è valido o meno. Mazza, ma come sto a parlare oggi? Allora,
perché vedi qua ha lasciato qui è, quindi quando è così la metto ormai è totalmente arrivata, non c'è un senso. Allora, vaporosità molto accentuata, molto accentuata, cerco di smosciarla un pochino facendo dei giri un po' più lenti, ma comunque vedo la profumazione, si sì, mi ricorda un po' a cannella, un po' qualcosa tipo speziato, però è leggero, non è forte come sapore, eh? Non è uno speziato potente, è molto soft. Ecco, un po' si è ricompattata, vediamo un po' che succede. Per ricompattarla basta che spingi piano, perché vai a togliere l'aria. Mi fa venire il senso della cannella, questo mi ricordo, no, che te devo dire. Non è una cannella stile Farinic, molto accentuata, è soltanto cannella, ma è un mix di odori. Odori speziati. Vediamo un po'. Vado, eh. Il problema è che sulla scorrevolezza non cioè la trovo buonina per quello che va, per quello che costa, quindi è più che bene, ma non lascia quel senso di viscoso che ti aiuta a far scivolare il rasoio in maniera favolosa. Ripeto, non fraintendete, eh? Nel senso, è una crema, quindi è fatta apposta per proteggere un pochino e far scorrere, ma tutta sta scorrevolezza, sta grandiosità, non la trovo. Certo che la Feder Nuova è tutta un'altra musica. Però vale la pena, ripeto, vale la pena averla. Allora, andiamo di contropelo. Pelo, contro pelo. Allora, vedi, si smuscia proprio. Non so se riesci a vedere bene com'è tutta bella porosa. Si smuscia parecchio. Però poi mettendola in viso un pochino riacquisisce qualcosa. Però, ripeto, utilizzando poi altri prodotti, altre case, altri marchi, anche della fascia medio-bassa, trovi qualcosa di buono. Un po' ti metto un goccino d'acqua. Cioè, scorrevolezza c'è, però il problema è quando fai così qua non scorre più, cioè non ti lascia con lo strato, chiamalo protettivo, via, dai, quello che comunque sia ti aiuta a fare ulteriori passaggi anche quando il sapone è veramente finito sul viso, sembra che ti è finito, invece in alcuni saponi quell'effetto lo continui ad avere. Il rapporto col SIE è un rapporto di proprio di manualità, quindi l'inclinazione poi viene automatica. All'inizio sicuro se ce l'hai sembrerai impacciato come la prima volta che hai usato la soglia di sicurezza, poi già la seconda, la terza barba la musica cambia. Non voglio fare troppo pesante, però
voglio rispondere anche a chi mi ha chiesto un consiglio, un parere, ma adesso te so risponde, cioè se la vai cercando, so, guarda, se ringrazio comunque Maurizio che me l'ha portata, si è preso la briga, mi ha fatto un gran piacere, però questo è il classico prodotto, se va in vacanza, trovi sullo scaffale, lo prendi, se non ti sei portato niente. Perché se no, come dico sempre, la schiumosità non rappresenta la qualità del prodotto. Cioè, se tu c'hai un sapone che ti fa l'effetto Dash dentro una vasca da bagno e poi vedi che tutte bolle di aria, non rappresenta la qualità. Deve essere il giusto compromesso tra una schiuma bella grande ma allo stesso tempo bella compatta. Non so, dico un velo di tristezza più, non so perché, boh, dai, infatti così mi sta prendendo oggi. Allora ci proviamo a mettere un goccio d'acqua, vediamo che viene fuori, perché mi aspettavo sinceramente, visto che tanti ci fanno queste grandi schiumate, pure un po' più di protezione sul viso. No, niente, vedi? Vabbè, a parte per me era finita, però cioè in viso il gioco te lo fa, non prende in considerazione adesso che è completamente finita, quindi è poco proprio di suo, eh. Non voglio di quello, però il giochino sentore pure un po' di lavanda, forse può essere, però non te lascia con lo strato, capito? Cioè è poco, c'è poca roba. Ah, c'è, boh, vabbè, dai, ripeto, per quello che costa il lavorino suo lo fa. Certo, non è top per me, perché mi dispiace dirlo, ripeto, ma top significa no che non la devi comprare, scusa, me la vuol dire. Cioè, il consiglio che mi sento di dare è quello: se la trovi e te poi togli uno sfizio, perché non costa un capitale esagerato, provala. Però non ti aspetta sto gran, tanto poi ci sarà, io ce lo so, ci sarà quello che dirà, ma questa è la migliore, per carità, non metto un dubbio perché è soggettivo, però non mi ha fatto impazzire, dico la verità, non ho trovato sta cosa, anzi, te lo so, io ho sentito tutta la rasatura, l'ho sentita completamente, al di là del fatto che ho utilizzato per il primo passaggio una lametta che era finita, che vabbè, strappa un po' il pelo, ma sotto ho sentito un pochino, poi è strano perché con le feather in teoria non dovresti sentirlo. Vabbè, se capita che è, comprala, perché vale la pena avercela, visto che Noxema ci ha regalato, ce l'ha fatta a fare sto tipo di sapone, sta crema, scusa. Però, ripeto, non ti dà grandi aspettative se già sei utilizzatore di altri prodotti un po' più performanti, via. Pure canforata questa, c'è pure un po' di canfora messa dentro. Tiè, ho girato le sue mani, eh. La scorrevolezza è molto 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 bassa. Vabbè, dai. Spero che Noxema possa, secondo me, a questo punto lo devo dire, leggermente migliorare sull'aspetto scorrevolezza. Poi per il resto profumazione c'è, anche se rimane un po' vaporosa. Vabbè, molto, ho detto tutto, ho chiacchierato, ho detto quello che penso io, non voglio essere frainteso, mi raccomando, è la cosa più importante. E ripeto, ringrazio un'altra volta per la possibilità di aver provato questo nuovo prodotto. Il mio pensiero, l'ho detto, spero che non mi abbia mandato a quel paese, ma è così per me. Poi alzo le mani. Oh, fondamentalmente il discorso che mi ha consigliato te, Luca, non è male, però magari l'avrei dovuto fare solo la lametta, quella classica che tutti quanti conosciamo e abbiamo. Effettivamente qualche miglioria c'è, però dovresti andare bello in fondo, quindi una trentina, quarantina di passate su Coramella pure. Però se facciamo poi ragionamento,
discorso quanto tempo ci metti a fare sta scoramellata e quanto comunque sia è la spesa. Io capisco che tu me l'hai detto anche come senso no di sfida verso di me, ma la sfida che ci abbiamo noi ogni volta che cerchiamo di trovare un metodo nuovo, no? Quindi perché non provarci? Ti viene certe volte in testa, no? Non succede nulla, non fai danni, però sinceramente non c'è stato sta grande miglioria. Stessa cosa vale per mano libera: se mano libera strappa in quella maniera lì, non c'è via di fuga, ma una sola, anzi un rimedio solo, è quello della pietra. Pietra però da finitura, da finitura, completamente da finitura. Poi se non taglia proprio, allora devi andare col discorso della 3.000, 4.000 o addirittura 1.000, ma 1.000 per meno la usi è meglio, perché ti mangia completamente il rasoio, non il filo, proprio il rasoio te lo mangia. Vabbè, ho detto questo, amici cari, mo che ci posso abbinare questo profumo un po' canforato? Ma sai che ti dico, canforato mi ha fatto accendere la lampadina in testa e mi ha detto, ma visto che stai a parlare di cose che puoi tranquillamente trovare in qualche centro commerciale, ecco il raso verde, il classico, meglio di questo, che ce lo mette? Anche se poi il Pro Raso Verde come aftershave in versione alcolica c'ha una profumazione che è totalmente diversa dal mentolo, che io sta cosa non la capisco, però vabbè, è differente, è molto fresco, molto fresco, ma non è il mentolato forte sparato che senti nella ciotola o nella crema, però è un evergreen in tutti i sensi, sia perché è verde sia perché è un prodotto che troverai sempre. Bello fresco, pure questo è uno di quei aftershave che tranquillamente puoi definire freschi, non freddi, freschi, e goderti l'estate. Amico mio, noi ci vediamo alla prossima. Oh, scusami, c'ho avuto un po' la faccetta così, ma mi aspettavo, veramente te lo dico, mi aspettavo una cosa un po' più spinta. Non dico che mi ha deluso, però sono rimasto un pochino male. Detto questo, però ringrazio te che me l'hai portata, ti ringrazio per esserti scomodato a portarmela fino a su a Frascati. Invito nuovamente tutti quanti a settembre, a seconda settimana di settembre, all'inaugurazione, anzi più che altro fine settembre, inaugurazione del nuovo The Vintage Club. Senti che bel fresco, ecco, il mentolo, il leggero mentolo che non senti così pronunciato nell'after, ma lo senti addosso, ecco, e comincia a fare effetto, quindi ottimo. E ci vediamo a settembre, se ti fa piacere. Noi ci vediamo fra qualche giorno. Oh, mi raccomando, c'è anche il podcast, se ti interessa vattene a sentire. Alcune puntate parlano di rasatura e parlano proprio in modo specifico dell'affilatura, dei rasoi, delle pietre, eccetera eccetera, quindi se ti può essere utile vai anche lì. Io ti saluto, ti ringrazio, io il tubetto ti salutiamo e Noxema pure. Penso che Noxema sarà una di quelle che userò un po' di meno, però e viva la scelta, e viva la diversità, perché sennò sai che noia e monotonia ci sarebbe su sto pianeta, mamma mia. Ci vediamo alla prossima, stammi bene. Ah no, aspetta, buone sbarbate, anzi buone acquisti e buone sbarbate da Luca.